Il portale è stato rinnovato per avere uno standard adeguato a una grande istituzione accademica come la Sapienza. Il nuovo sito è collegato anche alle pagine dell'Ateneo sui principali social network. Il sito è frutto di un lungo lavoro progettuale che ha impegnato diverse strutture e competenze interne. Docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti e utenti esterni sono stati chiamati tutti insieme a partecipare alla fase finale di valutazione con suggerimenti e proposte. Il portale è stato progettato secondo gli approcci user-centered design e progettazione partecipata, realizzando diversi test con gruppi di studenti, docenti e impiegati. Il lavoro è stato molto impegnativo. Il nuovo sito è stato presentato in Aula Magna il 14 aprile 2011. Il nuovo portale della comunicazione che rappresenta la nuova immagine che la Sapienza dà all'esterno. Un altro dei tanti tasselli che abbiamo messo insieme nel generale processo di ristrutturazione, rivisitazione, cambiamento di tutta l'infrastruttura informativa della Sapienza. Il portale che sarà l'interfaccia unificata e preferenziale per accedere a tutti i servizi informativi della Sapienza. Tutto il progetto è stato condotto dal Comitato Web, ha fatto veramente un grande lavoro. Io voglio ringraziare tutti i suoi componenti. È stato fatto tutto quello che era possibile immaginare per rendere un passaggio di trasformazione degli strumenti comunicativi un passaggio rispettoso di tutte le parti del sistema. Abbiamo lavorato intensamente a vedere la capacità, la forza comunicativa, il potere di innovazione che altri portali, anche citatissimi, avevano, e quello che presentiamo quindi è un risultato di un lavoro intelligentemente situato sulle storie del cambiamento istituzionale. Il portale è il luogo per incontrarci, il posto strategico e centrale. Ricordatevi la lettera di convocazione del Rettore, ci ricorda che il portale rappresenta la nostra principale forma di comunicazione con l'utenza. Ma noi vorremmo far sì che il futuro di questo portale sia di candidarsi a promuovere interattività. Un'università che ha definito nel suo statuto la centralità dello studente non può che progettare uno strumento di comunicazione come il web in maniera amichevole o friendly, come si usa dire. Quindi ritengo assolutamente corretto e giusta questa impostazione. Una preview ha offerto la possibilità di commentare il nuovo sito attraverso un questionario online. Il primo questionario è stato compilato dal Rettore. Allora, io dico sempre che il professore peggiore è quello a cui mancano 2 anni ad andare in pensione, perché diceva lasciami in pace, fai tutte queste rivoluzioni, falle fra 2 anni, però siccome ce n'è sempre uno a cui mancano 2 anni a fare andare in pensione io, dico ragazzi non si può aspettare, perché il tempo scorre e dobbiamo andare avanti. Viva il nuovo portale e tutti insieme su questo tipo di organizzazione. Ma questionario, devo rispondere io? Ti piace la home page dal punto di vista dell'impatto grafico e del colore? Ma che metti che dico di no? 5, perché dovete migliorare. Ritieni la navigazione portale sia facile e intuitiva? Mettiamo 4, va. Secondo te la struttura dei menu riportati in home page agevola la navigazione? Questo sì, va. Diamogli sempre 5, mai 6. Ti risultano evidenti gli strumenti di navigazione, menu canali? Diamogli 4. Avresti preferito che le icone di Facebook e Twitter fossero invisibili? Qui c'è lo trattino, porco mondo. E vedi che cosa succede il correttore automatico. Quindi gli diamo 2. Porsche, condividi la scelta adottata sulla tecnologia open source? Questa sì, l'unica cosa seria che è. Ritieni che un intervento di presentazione di portabilità fosse necessario? Sì, se non sarebbe stato fatto.